Grazie signor Presidente. Allora, noi vediamo la parola rifiuti più come una parola di risorsa. Dovremo abolire la parola rifiuti prima o poi e arrivare a utilizzare la parola risorsa, perché diciamo no agli inceneritori inquinanti, no alle discariche percolanti, no ai veleni prodotti dai mega impianti di biodigestione anaerobica, ma diciamo sì alla politica, come ha detto prima Andrea, rifiuti zero, alla politica che si può descrivere in 10 semplici passi. 1. Separazione alla fonte, organizzare la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti non è un problema tecnologico, ma semplicemente organizzativo, dove il valore aggiunto non è quindi la tecnologia, ma il coinvolgimento della comunità, chiamata a collaborare in un passaggio chiave per attuare la sostenibilità ambientale. 2. Raccolta porta a porta. Organizzare una raccolta differenziata porta a porta, che appare l'unico sistema efficace di raccolta differenziata in grado di raggiungere in poco tempo e su larga scala quote percentuali superiori anche al 70%. 4 contenitori per organico, carta, multimateriale residuo, il cui ritiro è previsto secondo un calendario settimanale prestabilito. 3. Compostaggio aerobico, la realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico da prevedere in prevalentemente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli agricoltori. 4. Riciclaggio, la realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e recupero dei materiali finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva. 5. Riduzione dei rifiuti, diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e bottiglie di plastica, utilizzo dell'acqua del rubinetto che spesso è più sana e controllata di quella in bottiglia, utilizzo di pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti, prodotti alimentari, sostituzione degli shopper in plastica che sta già avvenendo con sporte riutilizzabili. 6. Riuso e riparazione. Realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione degli edifici in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici vengono riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di materiali, che costituisce circa il 3% del totale degli scarti, riveste però un grande valore economico che può arricchire le imprese locali con un'ottima resa occupazionale, dimostrata da molta esperienza anche in Nord America e in Australia. 7. Tariffazione puntuale. Introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere. Questo meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti più consapevoli. 8. Recupero dei rifiuti. Realizzazione di un impianto di recupero e selezione dei rifiuti in modo da recuperare altri materiali riciclabili sfuggiti alla raccolta differenziata, impedire che rifiuti tossici possano essere inviati in discariche, anche transitorie, stabilizzare la frazione organica residua. 9. Centro di ricerca e riprogettazione. Chiusura del ciclo e analisi del residuo a valle di raccolta differenziata, recupero, riutilizzo, riparazione, riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione industriale degli oggetti non riciclabili, alla fornitura di un feedback alle imprese, realizzando la responsabilità estesa del produttore e alla promozione di buone pratiche di acquisto, produzione, consumo. 10. Ultimo punto, azzeramento dei rifiuti, raggiungimento entro il 2020, come indica la direttiva europea dell'azzeramento dei rifiuti, ricordando che la strategia rifiuti zero si situa oltre il riciclaggio. In questo modo rifiuti zero, innescato dal trampolino del porta a porta, diviene a sua volta trampolino per un vasto percorso di sostenibilità che in un modo concreto ci permette di mettere a segno scelte a difesa del pianeta. Grazie.